gli atenei italiani sono sottoposti a valutazione periodica per verificare l'efficacia del sistema di assicurazione della qualità dei processi che guidano le loro attività formative, scientifiche e di interazione con la società. A tal fine, una commissione di esperti valutatori, CEV, viene incaricata dall'ANVUR di effettuare prima un esame documentale a distanza e successivamente una serie di incontri e audizioni in loco presso le università. Ora tocca a noi. La visita CEV si svolgerà nel nostro Ateneo dal 15 al 18 ottobre. Durante il primo giorno della visita, la CEV valuterà l'Ateneo nel suo complesso, intervistando nei vertici i responsabili di servizi di supporto e gli studenti rappresentanti negli organi di governo. Lo sguardo dei valutatori esterni ci aiuterà a comprendere se le nostre azioni in termini di ricerca, didattica e servizi sono state efficaci e dove porre rimedio qualora non lo siano state. Sarà un momento di verifica per valutare il percorso di qualità intrapreso dal nostro Ateneo. Desidero fin da ora ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e continueranno a partecipare al processo di qualità, studenti, tecnici, amministrativi e docenti. La CEV incontrerà anche il presidio della qualità e il nucleo di valutazione, che rivestono un ruolo fondamentale nel sistema di assicurazione della qualità. La CEV valuterà anche l'attività del nucleo di valutazione, che è l'organo responsabile della valutazione interna all'Ateneo e come tale è il primo valutatore del sistema di assicurazione della qualità. La CEV verificherà anche se e in che misura le raccomandazioni che il nucleo rivolge agli organi centrali e ai dipartimenti siano effettivamente accolte e siano adeguatamente implementate. Il regista del sistema di assicurazione della qualità in Ateneo è il presidio. La CEV valuterà come il presidio promuove la cultura della qualità fornendo supporto alle strutture, fornendo linee guida e attraverso iniziative di formazione e informazione. Valuterà inoltre se il presidio assicura il corretto flusso di documenti e informazioni fra i vari attori del sistema. Nel secondo e nel terzo giorno la CEV prenderà in esame un campione di 2 dipartimenti e 4 corsi di studio, intervistandone le figure chiave. Durante queste giornate verranno visitate le strutture di didattica e ricerca e grande attenzione sarà riservata all'incontro con gli studenti in aula. Gli studenti valutatori, componenti della CEV, entreranno in aula durante lo svolgimento di una lezione e intervisteranno gli studenti presenti in assenza del docente. Da noi studenti la CEV vorrà capire in che misura partecipiamo alla vita dell'Ateneo, se il nostro contributo è sollecitato e se le nostre proposte e segnalazioni vengono prese in considerazione. Anche noi siamo valutatori. Prepariamoci alla visita come parte attiva e consapevole. Stay tuned, la visita CEV ci interessa davvero da vicino.